good. so maybe we can start this afternoon session. and i'm very pleased to introduce uh, the next speaker. is uh, uh, mauro zaffaroni. Uh, we will be again in the field of autoimmune disease. and since me, in particular, in the, in the field of just classical uh, neuroimmunology, you remember what we discussed first the first day that is uh, just the immunology of central nervous system disease in particular of autoimmune disease and uh, multiple sclerosis is the most important of these diseases but let me present Mauro Zaffaroni I'm very pleased that he is here Mauro Zaffaroni is clinical neurologist he is presently at the multiple sclerosis center in Gallarate hospital just very close to Varese this is a, a top-level center for the, the uh, therapeutics, but also for the research on multiple uh, sclerosis. he's mainly concerned with clinical activity and is involved in applied uh, research, experimental clinical research in the field of pure immunology, and has been uh, uh, investigator, principal, or co-investigator in a lot of uh, uh, clinical trials uh, uh, with Novel drugs for multiple sclerosis, and it seems to me he will talk to us also about these uh, uh, topics. He published uh, uh, a lot of excellent uh, scientific papers. Uh, uh, seems to me he should be in university just for this, or maybe he just did all this very nice research just because he was not in university, so he had the opportunity to be dedicated to research, seems to me. And also a lot of books, textbooks, uh, which are now very important for the clinics of uh, multiple sclerosis. But I am also very happy that Marrazzaferon is here because it's thanks to his collaboration and support, and to all the exchange of, of uh, ideas and discussion that we had over all these years, that we, uh, our group, was able to um, learn something about this disease, to learn something about all this. Uh, problems and to begin also to study from experimental uh, uh, with an experimental approach all these very exciting fields so we are very deeply indebted uh, to Mauro for all dots that, that we were able to do in all these and uh, all these years so please uh, Mauro give us your talk thank you very much, marco, for your kind and generous presentation. i'm very happy to be here um, and because i have a lot of friends here with, I had, with whom i had a very, very, very important, useful uh, uh, scientific discussion, a great opportunity for me, uh, I'm not a, a university doctor. and i beg uh, the pardon of uh, our foreign guest because i will have my speech. In Italian, just not to to relent uh, my speech and to bore you with, me, with my bad English. And so. Um. Eh, sì, farò due presentazioni in realtà. Eh, la prima affrontando i principali meccanismi eh, patogenetici correlati allo sviluppo di nuove terapie nella sclerosi multipla, eh, al termine della quale eh, sarà interessante fare eh, una, una discussione, eventualmente rispondere alle vostre eh, domande. Eh, con un breve break che chiederò cortesemente eh, per passare poi a una seconda presentazione in cui eh, mi porterò, cercherò eh, di, di portarvi i risultati che sono stati anche molto recentemente eh, presentati negli ultimi eh, congressi eh, autunnali che hanno, sono stati veramente eh, generosi nel portare risultati di trial clinici di fase terza nell'ambito della sclerosi multipla. E giusto per inquadrare la malattia con alcuni aspetti clinici, eh, per chi di voi eh, non ehm, la conoscesse eh, più profondamente, chiedo scusa per gli altri, la sclerosi multipla è una malattia eh, cronica del sistema nervoso centrale su base sicuramente immune, forse autoimmune, ma non ne conosciamo l'antigene che ne è causa. Eh, è la più grave causa di disabilità neurologica nei giovani eh, adulti e questo ne fa un problema sociale molto importante anche per la sua eh, prevalenza eh, che è di circa una persona eh, su mille alle nostre eh, latitudini. Una prevede, comporta una prevalenza, come vedete, eh, di donne come tutte le malattie eh, autoimmuni ed è car caratterizzata dal punto di vista eh, clinico da un tipico andamento a ricadute eh, e remissioni come molte eh, delle palatologie eh, autoimmuni, ma eh, a questa fase iniziale segue sempre una fase eh, progressiva di evoluzione cronica della malattia, su cui eh, eh, ci soffermeremo considerando anche i diversi meccanismi patogenetici che eh, sottendono queste due fasi eh, anche cronologiche della malattia. La, la malattia eh, in, questo, in questo tipo di, eh, di sviluppo eh, eh, infatti si osserva una fase iniziale dove prevalgono i meccanismi di tipo infiammatorio e una seconda fase in cui prevalgono invece i meccanismi di tipo neurodegenerativo e lo vediamo rappresentato in questo schema in cui appunto l'andamento a ricadute e, e remissione, lo vedete in questa linea eh, verde, eh, eh, riflette in qualche modo eh, la fase infiammatoria della malattia, che va spegnendosi progressivamente nelle fasi eh, tardive. Quando invece si osserva una progressione degli aspetti degenerativi, quindi della perdita assonale, della distruzione e della transizione assonale, si sì, nelle fasi probabilmente precliniche e questo andamento eh, progressivo e inesorabile purtroppo oggi non ha ancora eh, dei candidati terapeutici efficaci, mentre invece per la fase infiammatoria si apre una finestra eh, terapeutica, di opportunità di terapia, eh, che ha portato dei risultati eh, significativi. Eh, significativi quanto più precoce come vedete è il momento in cui iniziamo il trattamento. Non così appunto per la fase eh, progressiva per la quale però eh, nuovi farmaci presentano degli aspetti sicuramente interessanti e questi nuovi farmaci come vedete affollano eh, il, il il panorama, lo scenario dei, eh, di questi anni e dei prossimi anni di molte molecole e di molti farmaci che non tutti ovviamente avranno una uh, prospettiva uh, di mercato uh, per esempio la cladribina già è stata ritirata dal mercato dopo la sua approvazione uh, ma molti altri sono uh, sulla uh, diciamo, linea di arrivo della, della, della approvazione questa complessità uh, e questa numerosità eh, eh, riflette anche la complessità e la numerosità degli attori eh, del processo patogenetico eh, della malattia, che vorrei ripercorrere rapidamente per poi eh, eh, capire meglio eh, i punti eh, di forza dei diversi eh, farmaci che affronteremo eh, eh, si pensa e questa è l'ipotesi la, la, di lavoro eh, prevalente niente più che deriva eh, massimamente dagli studi effettuati eh, sui modelli animali e quindi sulla encefalite allergica sperimentale si presume che la malattia inizi in soggetti eh, geneticamente eh, predisposti Uh, stabilendo una dopo un periodo di uh, latenza uh, non ben definito con, una, uh, con la generazione e l'espansione di cloni uh, cellulari dopo che questi uh, hanno incontrato un trigger ambientale probabilmente uh, ipoteticamente costituito da diversi elementi e questa espansione di cloni cellulari rapidamente si può trasferire al sistema nervoso centrale superando la barriera ematoencefalica e trasferendo quindi il processo infiammatorio nel sistema eh, nervoso centrale. Qui, eh, per un, un, un meccanismo probabilmente eh, di mimesi molecolare, vale a dire di riconoscimento di epitopi di determinanti antigenici probabilmente della mielina che hanno una qualche similitudine molecolare che è stata anche dimostrata in laboratorio con alcuni virus è possibile che attacchino il, ehm, con meccanismo eh, citotossico ma anche con un meccanismo mediato da anticorpi attacchino la mielina al rivestimento delle eh, fibre arsenali in questo modo provocando il, il danno causa della eh, eh, patofisiologia eh, della malattia questo processo distruttivo porta alla liberazione di frammenti e quindi frammenti antigenici della mielina che a loro volta possono ricircolare in senso inverso, ritornare nel circuito periferico e quindi rincontrare cellule presentanti l'antigene che possono riperpetuare il processo ed espande il processo infiammatorio nella periferia e quindi si crea questo circolo vizioso che in soggetti che non hanno un qualche meccanismo efficace di controllo a livello uh, centrale provoca appunto la reiterazione della malattia con le sue fasi di acuzie e di uh, remissione. Questa centralità del sistema eh, immunitario e in particolare della risposta eh, cellulare eh, t, eh, mediata eh, rende ragione del fatto che la maggior parte o direi quasi la totalità delle proposte terapeutiche per questa malattia si incentrano, come vedete, proprio sul sistema immunitario, con lo sviluppo di eh, citochine, di immunomodulatori e eh, di, eh, eh, in piccola, di, 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 di immunoglobuline eh, umane in, in, piccoli, ehm, in piccoli trial, eh, tentativi di indurre eh, tolleranza con vaccini o con eh, molecole e con peptidi eh, modificati, come vedremo. E riprendendo lo schema uh, mh, uh, di... Uh Patogenesi della malattia che prevede appunto lo sviluppo di una risposta immunitaria in periferia trasferita in un secondo tempo nel sistema nervoso eh, centrale, eh, vedete i punti di attacco e punti di riferimento di molti farmaci oggi eh, utilizzati per il controllo delle malattie che in maniera più o meno specifica eh, mh, modificano la risposta immunitaria eh, mediata dalle cellule T piuttosto che dalle natural killer piuttosto che dalle cellule eh, B. E alcune di queste queste anche, come vi dicevo, hanno la uh, proprietà di agire eh, superando la, quelle che possono superare la barriera per l'ipofilità, eh, eh, superare la barriera ematoencefalica, possono anche eh, dare luogo a modificazione della risposta immunitaria direttamente alle, oltre la barriera ematoencefalica nel sistema nervoso centrale, alcuni anche con effetto immunoprotettivo, come eh, vedremo. Quindi seguiremo questo schema eh, ed entreremo ancora più in dettaglio, eh, considerando alcuni farmaci che sono attivi in maniera molto più specifica sul sistema eh, immunitario entrando, eh, mettendo in gioco eh, eh, meccanismi ancora più fini che sono all'interno della sinapsi immunologica, quindi interferendo con eh, recettori sulla superficie delle cellule presentanti in antigene o sulla superficie delle cellule eh, T e modificando in questa maniera la risposta immunitaria in maniera eh, molto più eh, mirata. Ecco, qui vedete una mia personale eh, classificazione delle possibili strategie eh, terapeutiche già messe in atto nel, per la per il trattamento della sclerosi multipla. Eh, I farmaci oggi a disposizione appartengono a una categoria degli cosiddetti immunomodulanti, hanno un effetto, hanno un effetto molto eh, esteso ehm, ehm, e molto poco specifico sul sistema, eh, sul sistema eh, immunitario, ma anche nuovi eh, farmaci, eh, sono quelli che poi, eh, colorati in blu, eh, affronteremo specificamente, anche nuovi farmaci hanno, hanno utilizzato questa strategia poco specifica. Più specifica è la strategia di distruggere alcune, citotossicamente alcune linee cellulari in maniera non selettiva, i classici. Immunosoppressori o in maniera selettiva i nuovi anticorpi monoclonali in, in grado eh, eh, di avere un effetto eh, citotossico o citostatico eh, su specifiche eh, linee eh, cellulari. Un'altra strategia che si è sviluppata negli ultimissimi anni è quella di bloccare i processi di migrazione delle cellule del sistema immunitario, quindi evitare prevenire l'ingresso di questi nel sistema nervoso centrale e quindi di trasferire il processo immunologico in, creando la patologia d'organo specifica. Eh, alcuni farmaci hanno interferito, interferiscono con <coughs> il sistema eh, delle, delle, delle integrine, eh, altri interferiscono invece con eh, il sistema eh, delle sfingosine che operano all'interno dei linfonodi eh, periferici, altri a livello di, di eh, molecole eh, di adesione specifiche del sistema nervoso eh, centrale con, come la Mcan una strategia ancora più moderna, è quella di, eh, che viene eh, attualmente ehm, sperimentata, è quella di modulare la risposta eh, della linea bicellulare. Eh, questo si può ottenere sia con anticorpi eh, monoclonali specifici contro il recettore CD20, Oppure interferendo sulla fase di maturazione delle cellule B eh, immature in eh, plasmacellule, quindi interferendo sulla produzione di anticorpi. È interessante considerare che oltretutto questa strategia si è rivelata in realtà fallimento. Quest'ultima strategia fallimentare. Mm. Il, 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 mh, direi che le, aspett le, le aspettative maggiori negli anni passati eh, si avevano eh, cercando. Uh, uh, di individuare eh, antigeni specifici della malattia non sono stati individuati, ma eh, mh, estraendo dalla proteina basica eh, della mielina, che è la componente principale ipoproteica della, uh, proteica della, uh, che compone uh, la mielina, uh, si è cercato di uh, disegnare ingegneristicamente anche dei peptidi che potessero in qualche modo interagire con la uh, presentazione uh, um, all'interno della sinapsi immunologica, in qualche modo deviando uh, il sistema immunitario, ottenendo una vera e propria uh, vaccinazione uh, con, uh, con uh, peptidi, con antigeni iniettabili anche a livello orale, sfruttando il meccanismo delle alte dosi eh, di eh, antigeni eh, assunti per via orale che possono eh, eh, portare ehm, a sviluppare tolleranza. Con la scoperta della eh, linea cellulare delle cellule T regolatorie è chiaro che un'ipotesi di lavoro per oggi ancora non percorsa potrebbe essere mh, quella della induzione in vivo di cellule T regolatorie o addirittura di estrazione, espansione di cellule T eh, regolatorie e, reinfu e reinfusione nel soggetto, tenuto conto che nella sclerosi multipla, come in altre patologie autoimmuni, è stata riscontrata una deficienza non tanto del numero quanto della eh, efficacia, dell'efficienza delle T eh, regolatorie. Una misura più drastica è quella di resettare totalmente il sistema eh, immunitario, questo è ottenibile con, eh, ed è stato percorso in particolare dai colleghi eh, eh, di Genova eh, e ve ne parleranno probabilmente eh, più ve ne parlerà più tardi il, il dottor Uccelli eh, con eh, un, il trattamento eh, del eh, trapianto del eh, midollo osseo, una procedura che eh, in Italia è stata utilizzata per i casi più gravi eh, di malattia e che dà degli, dei risultati eh, straordinari in termini di persistenza della fase di remissione, annullamento di tutti i processi infiammatori così come si può dimostrare anche con la risonanza magnetica per anni, purtroppo con il rovescio della medaglia che eh, costituita dalla mortalità che vicino all'1% è, è piuttosto ragguardevole, soprattutto per una malattia eh, cronica e che non compromette la sopravvivenza come la sclerosi multipla, ma rimane comunque una, 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 una procedura assolutamente efficace. Infine direi che la prospettiva del futuro immediato è quella di cercare di promuovere la neuroprotezione, la riparazione e se possibile addirittura la rigenerazione del sistema nervoso centrale. Questo è possibile cercando di antagonizzare per esempio i recettori AMPA e NMDA oppure cercando di antagonizzare l'effetto di quelli, chiamiamolo scusate il vestigio di parole, di quegli antagonisti della rieminizzazione che sono espressi sui neuroni eh, che hanno perso il rivestimento mielinico e che impediscono una normale maturazione e sviluppo degli oligodendrociti. Infine, e di questo ve ne parlerà, il titolo della presentazione eh, prossima, eh, cercare di rigenerare il sistema nervoso eh, centrale eh, danneggiato utilizzando dei precursori stem cell eh, di tipo neurale o addirittura di tipo eh, mesenchimale. L'interferone beta è stato il primo farmaco approvato nel 1996 per il trattamento della sclerosi multipla. Spiegare i meccanismi di azione dell'interferone è sostanzialmente impossibile in, in poco tempo. Vedete in questo cartoon come eh, siano molteplici e pleiotropici gli effetti dell'interferone beta, e questo lo sappiamo dagli effetti antivirali, agli effetti antiproliferativi, eccetera, che agiscono eh, in periferia. L'interferone non passa la barriera ematoencefalica, ma le, la modulazione del, del sistema immune ottenuta con uh, l'interferone in periferia è in grado di essere trasferita nel sistema nervoso centrale. Ed in sintesi questi sono i meccanismi <coughs> ipotetici di efficacia dell'interferone: un effetto antiproliferativo, un effetto di blocco dell'attivazione eh, eh, della linea eh, T e dell'espansione cellulare, provocandone anche l'apoptosi, cioè la morte programmata antagonizzando gli effetti dell'interferon gamma, che è uno dei mediatori della distruzione della mielina nel sistema nervoso centrale, Uh, un effetto di uh, uh, ripristino dell'attività uh, T uh, regolatoria ma anche la produzione di fattori neurotrofici direttamente all'interno delle, uh, delle lesioni uh, demielinizzanti. Infine uno shift del, uh, uh, del comparto citochinico uh, da, una, uh, da un assetto proinfiammatorio tipo TH-inducente, una risposta TH1, a una risposta di tipo uh, TH2, ma anche effetti uh, mh, sulla barriera emotiva che sono stati più recentemente eh, descritti, che sono questi. Sembra che l'interferone sia in grado di provocare la messa eh, in soluzione dei recettori VICAMO1, eh, questa molecola di adesione su, presente sulla membrana eh, dell'endotelio eh, della barriera ematoencefalica e queste eh, molecole solubili del VICAMO1 eh, si legano al controrecettore. Eh, corrispettivo vie, eh, vie, very late antigen 4 sulla superficie delle eh, cellule T impedendone quindi, bloccandone la chiave di ingresso nel sistema nervoso eh, centrale Questo è ipoteticamente eh, forse l'effetto eh, più, più concreto eh, che riesce a sviluppare l'interferone l'altro farmaco approvato in Italia, eh, nel mondo subito dopo l'interferone, è il glatiramer acetato che è una miscela di eh, quattro eh, aminoacidi, una miscela eh, random, eh, che quindi eh, è, stato pensato, eh, mh, è stato pensato proprio come eh, terapia di tipo vaccinica. Pensate che in realtà eh, eh, la molecola è stata sviluppata alla ricerca di una peptide eh, immunogenico di un peptide encefalitogenico che potesse provocare nei topi l'encefalite allergica. In realtà i ricercatori ottennero risultati diametralmente opposti, cioè sopravvivenza dei topi eh, eh, trasfettati con, eh, scusate, trattati e iniettati con questa eh, miscela eh, di peptidi. Di lì è partita tutta una linea di ricerca che ha eh, messo in luce gli effetti eh, terapeutici eh, immunomodulatori importanti del gratirame acetato che possono essere sintetizzati sulla... Eh, eh, Skew deviation della risposta immunitaria eh, da TH1 a TH2 e quindi in particolare di, eh, un effetto citotossico sulla eh, linea cellulare TH1-TH17, ma anche un effetto eh, di eh, eh, energizzazione dei linfociti eh, T che riconoscono il glatiramer acetato, diciamo così, come farso bersaglio come eh, molecola eh, pseudo-antigenica. Ma importante con lo sviluppo di una linea di linee cellulari eh, CD8 non citotossiche, in grado di superare la barriera ematoencefalica che si ritrovano in alto numero nel liquido eh, cerebrospinale, quindi nel sistema nervoso centrale, in grado di modulare all'interno del sistema nervoso centrale, ancora una volta, insieme alle poche cellule T regolatorie, modulare l'attività delle cellule encefalitogeniche TH17. Eh, Altri meccanismi possono essere, possono prendere Prendono in considerazione la riesposizione all'antigene eh, da parte delle antigen presenti in cell che sono costituite nel sistema nervoso centrale eh, principalmente dalla eh, microglia, dalla microglia che in realtà è presente in maniera eh, diffusa e. Eh, comporta una, la presenza di un tipo di risposta eh, immunitaria eh, innata, quindi un'infiammazione diffusa nel sistema nervoso centrale, a differenza della classica risposta di tipo adattivo, adattativo che è presente nelle placche e che è mediata invece da macrofagi probabilmente di origine eh, eh, periferica, di origine che trasmigrano attraverso gli endoteli su, eh, superando la barriera ematoencefalica. Quindi convivono nella sclerosi multipla i due tipi di processi immunitari. Ed infine, e eh, questo è dato degli ultimi, eh, degli ultimissimi eh, mesi, la possibilità che eh, il glaterame raccettato agisca anche attraverso una modulazione dell'attività della linea bicellulare. Infatti le, eh, i linfociti B, ehm, eh, separati da eh, topi trattati con glatiramer acetato e reiniettati in, so in topi eh, sani provocano una modulazione della risposta immunitaria nel soggetto sano che attraverso l'aumento eh, del TGF beta ed un aumento delle citochine eh, eh, antinfiammatorie interlochina 10, interlochina 4, provoca una modulazione della risposta eh, T cellulare eh, eh, dei, dei T linfociti riducendo l'espressione di, di interferon gamma, interlochina 17, tutta la, la serie delle citochine pro e molto probabilmente provocando anche ed esistono diversi eh, lavori a questo proposito, aumentando anche il comparto delle cellule eh, regolatorie. Questo lo si ottiene eh, anche, eh, probabilmente, eh, questo, um, questi, questi risultati, eh, modulando l'espressione eh, degli antigeni di istocompatibilità di classe eh, prima e seconda e eh, probabilmente agendo anche sulle cellule, eh, su, scusate, sui recettori eh, costimolatori, che sono estremamente importanti nella completa attivazione della eh, cellula eh, linfocitaria. È chiaro che questi effetti si trasferiscono anche in particolare nel sistema nervoso centrale, dove il, 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 il gratirame raccettato si è visto che eh, eh, esercita anche un effetto neuroprotettivo, inducendo la produzione di eh, fattori di crescita uh, neuronale che eh, possono essere estremamente eh, importanti, anche se nel, nell'uomo non, uh, non è pienamente dimostrato questo effetto, possono essere estremamente importanti nel supportare quella, eh, quella seconda fase eh, della, della, della malattia caratterizzata da processi neurodegenerativi. E, e nei nuovi farmaci mh, che sono stati mh, eh, proposti, che vengono proposti in questi, in, in questi mesi per il trattamento delle malattie, ritroviamo però anche molecole che ripercorrono processi mh, e meccanismi, direi, eh, di tipo tradizionale, per esempio, eh, di tipo immunosoppressivi, come eh, la teriflunomide. La teriflunomide è un derivato della leflunomide, che è un farmaco utilizzato nella cura eh, dell'artrite reumatoide e dell'artrite eh, psoriasica. Eh, in realtà agisce sulla fase più finale dell'espansione del processo della, delle linee T cellulari nelle fasi ultime precedenti la mitosi, così dove funzionano dove agiscono anche altri farmaci immunosoppressori classici come l'azatioprina, il metotrexate e la ciclofosfamide. È proprio per questo motivo io la classificherei tra i farmaci immunosoppressori. Il suo meccanismo d'azione e tale per cui blocca la di, eh, di, di idrogenasi che porta alla sintesi del pool delle pirimidine, in assenza delle quali non è possibile la sintesi del, eh, del DNA. Però, come vedete, esiste un, una pathway eh, di, di salvataggio, una via di salvataggio nel ripristino del pool pirimidinico, il eh, che spiega perché il farmaco non ha un, un, un effetto immunosoppressivo drastico, ma è un immunosoppressore, che, permettetemi il termine, eh, eh, soft e quindi... Eh, meno incisivo e non così citotossico come gli immunosoppressori eh, classici, come la ciclosporina per esempio, tre i capostipiti di questo. In più la telifunomide ha dimostrato di avere degli effetti immunomodulanti additivi estremamente interessanti, agendo anch'essa sulla, sulla fase di presentazione eh, dell'antigene, bloccando il TNF eh, alfa, eh, riducendo anche i processi di adesione eh, cellulare, eh, modificando il pattern delle metalloprote eh, metalloproteinasi di matrice, eh, riducendo anche eh, i radicali libri dell'ossigeno che sono tra i mediatori più importanti della fase neurodegenerativa, aumentando i livelli delle citochine antinfiammatorie che stimano la linea eh, T eh, regolatoria e così via. Quindi un farmaco che presenta degli aspetti antinfiammatori eh, immunomodulanti citostatici, non citotossici e anche neuroprotettivi. Simile è il profilo del dimetil fumarato, anche questo è un farmaco già in uso in altre patologie autoimmuni della cute, la psoriasi, la sua, il suo meccanismo d'azione è legato al potenziamento del fattore nucleare NRF2 di origine eritroide, il quale porta ad una, uh, uh, a livello cellulare alla uh, sintesi di diversi fattori detossificanti e antiossidanti e quindi uh, uh, si presenta come una molecola dalle dai forti potenziali neuroprotettivi, ma in aggiunta a queste la stessa Uh, linea metabolica porta anche a un incremento delle, delle citochine proinfiammatorie e una riduzione delle citochine, uh, scusate, delle, un potenziamento delle antinfiammatorie, una riduzione di sintesi delle, uh, delle citochine infiammatorie che portano a una ridotta attivazione uh, cellulare, quindi un effetto anche di tipo uh, antinfiammatorio marcato. Di questa nuova classe di eh, agenti che agiscono in maniera così eh, eh, piuttosto aspecifica e generale sulla risposta immunitaria appartiene anche l'Aquinimod, un farmaco strano, poi vedremo nei suoi effetti clinici, deriva dalla linomide, un farmaco che è stato studiato una decina d'anni fa per la sclerosi multipla e, e il trial di fase 3 era stato, qui eh, anche noi avevamo partecipato, interrotto per la comparsa di importanti effetti cardiovascolari, c'era stato anche un, un decesso e, mentre invece questo metabolita che eh, riduce oggettivamente devo dire, la potenza di questo farmaco eh, eh, ci dà invece una formulazione che eh, sta eh, eh, avendo mh, notevole eh, interesse. Eh, quali sono i meccanismi d'azione? Qui vediamo rovesciate stavolta da destra a sinistra eh, il, il, la risposta immunitaria eh, periferica rispetto alla risposta immunitaria nel sistema nervoso centrale. La in maniera anche qui piuttosto uh, uh, vasta e poco specifica, aumentando, apregolando la sintesi di citochine uh, antinfiammatorie uh, sia direttamente nel sistema, nervoso, nel sistema uh, immunitario uh, periferico, ma anche passando direttamente la barriera ematoencefalica uh, all'interno del sistema nervoso centrale, potenziando quindi la risposta antinfiammatoria direttamente a livello delle lesioni e downregolando invece citochine antinfiammatorie, processo di presentazione dell'antigene, processi di adesione e transmigrazione delle, eh, degli immunociti attraverso la barriera ce, eh, ematoencefalica e anche con un effetto protettivo riducendo eh, il potenziale di apoptosi degli oligodendrociti, quindi eh, appunto eh, proteggendo dalla, 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 dalla morte programmata questa eh, importante linea cellulare che, eh, con, mh, che è deputata al, a, a, creare a mantenere il rivestimento. Eh, mielinico. Ora, eh, in quale modo eh, agisce l'Aquinimo? Bloccando l'attivazione anch'essa di un fattore. Eh, ehm, eh nucleare, il fattore NFKB, il quale eh, è, è deputato alla, uh, uh, alla generazione di uh, RNA messaggero che porta alla sintesi di uh, proteine infiammatorie varie, soprattutto di tipo citochinico, quindi bloccando questo, uh, questa via uh, metabolica e sintetica di sintesi e di attivazione uh, genetica, il farmaco svolge questi effetti antinfiammatori. Questo per quanto riguarda le strategie, diciamo così, eh, più aspecifiche, ma eh, l'obiettivo ehm, maggiore è direi l'ambizione anche degli immunologi che si occupano di sclerosi mute è quello di trovare un, uh, una, una sostanza, un elemento antigenico. Che potesse in qualche modo essere utilizzato uh, come vaccino e desensibilizzare i soggetti nei, nei, suoi, nei suoi confronti. La uh, mielina è composta. In maniera strutturalmente molto complessa da lipidi, da proteine, da, pro, da, da lipoproteine, di cui qui sono, cito solo le principali, la proteina basica eh, della mielina che sta all'interno dei due layer eh, lipidici, la proteina eh, oligodendrocitica, della mielina oligodendrocitica che è più specifica del, eh, dei piedi, dei pedicelli degli oligodendrociti e la proteina proteolipidica. Ebbene, estraendo soprattutto dalla proteina basica, Uh, frazioni immunodominanti che uh, sono state selezionate sostanzialmente uh, uh, studiando il modello animale e quindi uh, tagliando in frammenti sempre più piccoli la proteina basica della mielinica si sono individuati alcuni uh, uh, frammenti con epitopi altamente immunogenici che sviluppano la malattia l'encefalite allergica più grave. Utilizzando questi per costruire uh, ingegneristicamente uh, degli antigeni, dei peptidi modificati, eh, si è cercato di percorrere la strada eh, degli, del, della, della tollerizzazione. E, e vedete che, eh, come vi dicevo, il grattirammero accettato in sostanza appartiene ai farmaci che hanno percorso questo tipo eh, di strategia. Altri sono stati utilizzati con, con, ehm, con risultati ancora incerti, esistono diversi eh, studi eh, in corso. Eh, questo perché il, il processo di presentazione dell'antigene, come qui, qui viene eh, eh, presentato, non è un processo di tipo onno-onno off tutto o nulla, ma può essere modulato proprio dai, eh, mh, dalla presenza, che qui non è illustrata, anche di recettori costimolatori, senza i quali l'attivazione la, dovuta a, a cascata dalla presentazione dell'antigene può essere modulata, ridotta di intensità, aumentandone eh, la soglia e non spenta eh, del tutto. Questo è, una, è uno dei eh, eh, peptidi eh, modificati che sono arrivati alla fase eh, clinica sperimentale di tipo eh, secondo e che viene, eh, è in corso di eh, eh, valutazione e in corso eh, di studio. Eh, lo stesso eh, obiettivo di indurre la tolleranza può essere percorso eh, eh, utilizzando dei peptidi e somministrando peptidi alterati per via orale. Anche qui eh, è chiaro eh, eh, ci si è rivolti principalmente a uh, mh, determinanti epitopi immunogenici della proteina basica uh, della mielina come principale imputato e qui siamo arrivati già a studi anche di fase terza che hanno dimostrato perlomeno la sicurezza anche se non l'efficacia della strategia che richiede delle alte dosi perché con basse dosi si ottiene una uh, relativa uh, soppressione del processo di presentazione dell'antigene mentre invece con alte dosi somministrate più frequentemente appunto a dosi più alte si riesce ad arrivare alla completa anergia e quindi non risposta e tolleranza completa del eh, sistema eh, T linfocitario eh, TH1 e TH2 ed è proprio cercando di uh, sviluppare questa, uh, questa, questa linea di ricerca uh, sulle molecole costimolatorie che è stato uh, ingegnerizzato questo, uh, questo farmaco, che è la Batacev, che è costituito dal frammento FC delle immunoglobuline umane, su cui è stato innestato, come vedete, la porzione attiva ed extracellulare della molecola uh, uh, costimolatoria CTLA4. Uh, Ora, il CTLA4 uh, uh, è una molecola presente sul, uh, uh, sulle, um, sulle cellule, um, uh, an sulle antigen presenting uh, cell. Cioè, scusate, sui, sui linfociti attivati e hanno come controrecettore la molecola B7 o uh, CD80-CD86 nella nuova, nella nuova uh, denominazione. Uh, in assenza di questo contatto, uh, proprio per l'intervento della BATACEP che si lega uh, specificamente al, al B7, uh, si ha uh, non un blocco dell'attivazione uh, del, uh, del, uh, del, uh, del, uh, del linfocita uh, uh, T, ma un, come vi dicevo prima un incremento della soglia del suo livello eh, di, di attivazione e, e quindi di conseguenza eh, una uh, riduzione della sua capacità di produrre eh, sostanzialmente citochine eh, infiammatorie. I primi eh, risultati sono stati eh, positivi indicando la sicurezza di questa, di questa molecola, di questa proteina Fusion Protein. Eh, e sono in corso eh, studi di fase seconda randomizzati che come vedete sono oltretutto non sponsorizzati da aziende farmaceutiche eh, ma vengono da, da enti eh, governativi eh, una volta tanto. Eh, ehm, eh, parlando di CTL A4 è interessante eh, prendere in considerazione eh, alcune sue peculiarità e alcune... Ehm, e il ruolo particolare che ha questa uh, molecola uh, costimolatoria uh, non solo nella presentazione dell'antigene nel, durante il contatto con uh, uh, l'APC, la, la, ma uh, anche di, uh, a sua volta di modulazione delle cellule dendritiche. Le cellule dendritiche sono cellule mature presentanti uh, l'antigene, il cui ruolo nella sclerosi multipla non è stato sufficientemente uh, uh, studiato, ma che potrebbero avere un ruolo molto importante. Ebbene, la il, il CTLA4 eh, sul suo eh, recettore B7 presente sulla superficie delle cellule dendritiche comporta una riduzione dell'attività metabolica di produzione di citochine infiammatorie da parte di queste cellule dendritiche e questo porta a, a sua volta alla, 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 alla riduzione di quel uh, loop di potenziamento della risposta uh, T effettrice che queste cellule sono in grado di uh, provocare, uh, portando a potenziare l'effetto regolatorio appunto, delle cellule uh, T legoretiche. Quindi è chiaro che in questo, in questo senso l'interesse su questa molecola eh, si è di molto eh, accentuato negli ultimi, negli ultimi tempi. E parlando di cellule T-regolatorie non possiamo non soffermarci eh, brevissimamente nel, nel considerare che almeno ipoteticamente è possibile percorrere eh, questa, eh, questa via per il trattamento della, della sclerosi multipla, cercando di potenziare o. Eh, eh, il numero e l'efficacia delle cosiddette cellule T regolatorie naturali che si sviluppano eh, eh, durante la selezione etimica prima dell'esposizione all'antigene, oppure eh, potenziandone, eh, e questo sicuramente è un percorso più percorribile, la componente inducibile delle T regolatorie, quelle esprimono appunto eh, l'antigene FOX-P3, nella periferia, nel sistema eh, immunitario periferico. Quindi nei linfonodi e nella milza, sono le cellule, cellule che si ottengono in un ambiente ricco di TGF, eh, di TGF beta. Questa è una strada che ancora eh, è in fase di, eh, di studio a livello animale e non ancora a livello umano. Ma parlando di eh, recettori e quindi di specificità di azione, Ecco, vorrei brevemente ricordare questo, il natalizumab, che è attualmente il farmaco più potente che, abbiamo, che il clinico ha a disposizione per la cura eh, della sclerosi multipla. Il farmaco agisce, come vedete, eh, come mh, agonista. Mh, eh, del, eh, del, delle alfa 4 eh, integrine legandosi a questo recettore sulla superficie delle Ecociti, in particolare dell'infociti T, ne impedisce l'aggancio alla superficie endoteliale bloccando appunto il suo legame con il controrecettore vcam 1 questo impedisce la, il trasferimento della, uh, uh, della risposta uh, uh, cellulare mh, mediata, della del, del risposta immune cellula mediata all'interno del sistema uh, nervoso uh, centrale. Una piccola quota dell'anticorpo uh, della, della, dell è in grado di passare anche la barriera emetoencefalica ed è in grado di legarsi direttamente anche ai recettori dell'alfa 4 integrina sui linfociti residenti nel sistema nervoso centrale, quindi principalmente nelle, 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 nelle placche infiammatorie, spegnendo completamente il processo infiammatorio eh, caratteristico della malattia all'interno del sistema nervoso eh, centrale. E questo lo si vede eh, bene comprendendo in considerazione, per esempio, il, eh, il numero di cellule di linfocititi T riscontrabili nel liquido cerebrospinale dei soggetti trattati, che, come vedete, crolla vicino allo zero dopo 12 mesi eh, di eh, terapia. Eh, è interessante considerare che, al di là delle aspettative, eh, questo farmaco che apparentemente sembrava potesse bloccare eh, 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 tutte le linee eh, cellulari e bloccare l'ingresso nel sistema nervoso di tutte le linee eh, linfocitarie, in realtà si è dimostrato essere piuttosto eh, selettivo nei confronti della linea T e poco, niente affatto selettivo per la linea B. Infatti vedete come i linfociti CD19 e soprattutto nelle forme... Meno, uh, meno mature i prebi sono normalmente rappresentati anzi aumentati rispetto ai controlli sani nel circolo e quindi uh, questo è un uh, risultato uh, inaspettato che merita uh, attenzione in quanto in realtà oggi molte delle strategie uh, uh, antinfiammatorie e trattamento della malattia della sclerosi multipla e non solo della sclerosi multipla ma anche per esempio di alcune forme di leucemia e di altre malattie immunomediate si gioca proprio sugli anticorpi che bloccano il CD20 che è un altro recettore dei b-linfociti. Il natalizumab eh, è efficace anche sulla produzione eh, di citochine, perché bloccando i linfociti eh, B, eh, le integrine dei T-linfociti eh, favorisce la loro apoptosi, quindi favorisce la eh, riduzione, lo spegnimento della risposta immunitaria anche a livello eh, citochinico, eh, perlomeno all'interno del sistema nervoso centrale. Anche qui c'è una risposta paradossa, vedete come l'interferon gamma, l'interlochina, 23, il TNF-alfa, l'interlochina 10, scusate, e, 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 il, il TNF-alfa sono uh, sottorappresentati nel liquido uh, cerebrospinale dei malati uh, trattati con questo farmaco, a dimostrazione dell'efficacia uh, uh, antinfiammatoria. Al contrario, l'interlochina 10 uh, per, uh, reciprocamente, specularmente aumenta. Quello che non ci si aspettava è di vedere questo aumento del TNF-alfa, dell'interferon gamma nel, a livello periferico, a livello eh, sierico, eh, probabilmente è causa anche di quegli effetti collaterali, come la fatica eh, persistente, la fatica cronica che, eh, che caratterizza i pazienti trattati con, questo, con questa eh, citochina. Quindi, per sintetizzare, il farmaco, eh, il natalizumab, questo monoclonale, oltre ad agire con le alfa-4 eh, integrine, porta ad una eh, complessa regolazione della risposta immunitaria che a livello periferico si esprime con un aumento delle citochine proinfiammatorie e a livello invece del sistema nervoso centrale con una importante deflessione della risposta citochinica infiammatoria e un incremento di quella antinfiammatoria. La strategia di bloccare la movimentazione, il ricircolo delle, eh, degli immunociti nel, nell'organismo eh, sta alla base anche di questo eh, farmaco eh, che eh, sta per essere registrato, ci auguriamo in questi giorni anche in Italia, è già stato approvato dall'EMA dell'interregolatorio eh, europeo, come vedete deri, è un eh, derivato. Dal, de una, uh, della, della sfingosina è stato isolato da un fungo: è <ride> un meccanismo d'azione del tutto molto particolare e molto interessante. È un agonista. Eh, eh, non selettivo eh, della sfingosina 1, oh, del recettore per la sfingosina 1 eh, fosfato. Questo recettore sta su tutti i linfociti in realtà e media la migrazione eh, all'interno dei linfonodi eh, dall'interno appunto dal tessuto linfonodale eh, al canale linfatico efferente che esce dal linfonodo. Quindi eh, in, trattando questi eh, gli, eh, somministrando il fingolimo. Si provoca nei linfociti eh, periferici una internalizzazione del loro recettore e quindi i, i linfociti non sono più sensibili al gradiente della eh, sfigosina 1-fosfato oh, che, che esiste tra eh, sangue periferico e l'interno dei linfonodi e quindi non possono, mh, viene così bloccato il, la loro chiave di eh, uscita, di egresso dal linfonodo nella linfa periferica. E quindi in sostanza questo farmaco provoca una, una potente deplezione dei linfociti eh, eh, circolanti, che è dose dipendente, come vedete, ma questi linfociti non sono eh, eh, sottoposti a un processo né citostatico né citotossico, sono semplicemente compartimentalizzati nel sistema immunitario e negli organi linfatici periferici e rimangono a disposizione, questo è molto interessante, rimangono a disposizione per una diversa risposta immunitaria eh, qualora venisse, eh, venisse eh, ristimolata. Intanto vediamo il drastico effetto linfopenizzante del farmaco nel periodo di trattamento e come la sospensione, la reversibilità del processo porta a un ripristino completo del numero dei linfociti circolanti. In tempi diversi da soggetto a soggetto ci sono soggetti che mantengono invece una linfopenia eh, piuttosto prolungata, ma questa linfopenia non deve spaventare perché è una linfopenia, come eh, vi ho detto, dovuta alla compartimentalizzazione dei, dei linfociti che vengono letteralmente intrappolati all'interno dei linfonodi. E oltretutto è una linfopenia molto selettiva, agisce sì su tutte le linee CD4, eh, CD8, ma in maniera selettiva su uh, sottotipi linfocitari, su sottopopolazioni linfocitarie e in particolare se consideriamo le loro funzioni di memoria immunitaria vediamo come vengono risparmiate le cellule eh, eh, T-effector memory e le T-effector memory eh, che esprimono l'antigene RA di superficie. E quindi mentre invece sono le cellule naive e le, e le cellule della memoria centrale T-central memory sono quelle sottoposte a intrappolamento All'interno dei linfociti. Questo che cosa significa? Che il farmaco non è immunosoppressivo, che il farmaco non deprime le risposte immunitarie perché risparmia quella componente di memoria immunitaria circolante che permette al soggetto di affrontare un'eventuale eh, infezione. I recettori per la, della sfingosina 1 fosfato eh, sono pleiotropici e come vedete sono distribuiti non soltanto sulle linee eh, cellulari del sistema eh, immunitario, ma, eh, di, tutti, di tutti i tipi, ma anche a livello del sistema nervoso centrale. Oligodendrociti, precursori degli oligodendrociti, astrociti, neuroni, tutti presentano sulla loro superficie i recettori. Ne esistono cinque tipi, cinque sottotipi di recettori che hanno funzioni diverse. Tra l'altro esistono uh, uh, un, una categoria di questi recettori, quello di classe quinta, se ricordo bene, è, è presente eh, anche sui miociti del, uh, del, um, del tessuto del fascio atrioventricolare e questo spiega perché questo farmaco ha come unico sostanziale effetto collaterale quello di provocare una bradicardia alla prima somministrazione motivo per cui chi inizia questa terapia viene trattenuto in ospedale la prima giornata proprio per monitorare l'eventuale effetto bradicardizzante mentre invece gli altri recettori sono specifici soprattutto l'S1 più 1 specifici per i linfociti eh, eh, circolanti quindi sono quelli obiettivo della terapia ma vedete come, come vi dicevo prima, microglia, neuroni e astrociti presentano questi recettori di classe diversa, la, la classe 3 piuttosto che la classe, eh, che la classe 1. E si profila quindi un potenziale effetto eh, non immunomodulante ma neuroprotettivo del, del Fingoli che è un farmaco appunto, orale, questo non l'ho detto, ma è estremamente importante per i pazienti considerare la via di somministrazione come tutti gli altri che vi ho illustrato eh, finora d'altra parte. Quindi questo eh, niente, processo di eh, eh, immunomodulazione che si trasmette anche nel sistema nervoso eh, centrale, effetto neuroprotettivo ed infine forse, è eh, recentemente descritto, anche un effetto di, eh, eh, di rinforzamento eh, della barriera eh, ematoencefalica. Quando parlavo eh, prima di terapie eh, eh, più eh, specifiche, eh, oltre agli antigeni eh, modificati, facevo riferimento anche agli anticorpi eh, monoclonali. Gli anticorpi monoclonali diretti, eh, ancora una volta, verso degli antigeni di superficie dei linfociti circolanti. Quello che eh, finora è stato maggiormente studiato, che risulta essere ad oggi il farmaco più potente finora, eh, eh, esistente eh, per il trattamento della sclerosi multipla non ancora eh, approvato è l'anticorpo la, contro il recettore CD52 eh, umanizzato. Eh, eh, Questo anticorpo umanizzato all'Entuzumab. Mm, eh, ha un effetto anche sopleiotropico perché il CD52 è espresso sostanzialmente sulle linee cellulari dell'intero sistema eh, immunitario. Eh, eh, tuttavia, nel eh, valutare la sua eh, efficacia ci si aspettava che eh, provocasse eh, molto semplicemente una deplezione di tutte le linee cellulari. Anche qui si è, è avuta una, so una, una sorpresa eh, sostanzialmente, perché si è visto che il FAMCO in realtà eh, agiva in maniera più selettiva e risparmiava, per esempio, i linfociti eh, B circolanti che risultano eh, stranamente aumentati in, in, in periferia, mentre invece vengono eh, depressi eh, i, i CD, eh, i T4, i T8, gli NK, eccetera. Um, infine anche questo farmaco ha dimostrato anch'esso di avere una funzione probabilmente eh, eh, neuroprotettiva perché stimola a livello del sistema nervoso centrale la produzione di fattori eh, di crescita BDNF e CNTF, il fattore eh, di crescita eh, ciliare. Un altro anticorpo estremamente interessante che è, eh, è stato eh, sperimentato e ha dato risultati eh, positivi è il daclizumab, l'anticorpo umanizzato diretto contro il recettore CD25 che è il principale... Eh, eh, recettore ad alta affinità per lo meno nella sua unità alfa per la citochina interleuchina 2 che è la citochina più importante nel processo di espansione eh, cellulare, eh, citochina che è un effetto come sappiamo anche di tipo autocrino cioè il linfocita che una volta riconosciuto l'antigene è in grado di produrre interleuchina 2 che espande l'attivazione ad altri linfociti ma anche a se stesso con un effetto eh, autocrino questo era questo, quello che si pensava, il meccanismo eh, d'azione eh, del, del farmaco. Eh, eh, il blocco del eh, recettore per l'interlocchina 2 non ha un effetto di deplezione linfociti T, nemmeno linfociti B, che pure eh, portano in quantità minore questo recettore sulla loro superficie. Ma si è visto che il meccanismo è ancora più eh, eh, sottile. Perché nel contatto tra uh, cellula uh, dendritica presentante l'antigene e cellula uh, uh, T, nella fase tardiva di attivazione entra in gioco l'interlochina uh, 2 prodotta dalla cellula dendritica, non dall'infocito stesso. E solo nella fase uh, uh, più tardiva ancora è il l'infocito stesso che produce interlochina 2 e la espone per autoattivare i propri uh, recettori interlochina. Quindi sembra che l'effetto. <coughs> Del, eh, del, Dell'AnticD52 eh, avvenga proprio in questa eh, fase di eh, tarda attivazione linfocitaria nel, nel momento di contatto della sinapsi eh, eh, immunitaria tra cellula dendritica e cellula, eh, e cellula T. E vediamo come eh, questo farmaco eh, abbia eh, dimostrato un meccanismo d'azione del tutto inaspettato perché viene sostanzialmente risparmiata la linea cellulare natural killer. Linea cellulare che era stata presa in considerazione per il per, eh, nella patogenesi, nelle ipotesi patogenetiche di sviluppo della sclerosi multipla e poi per molti anni abbandonata, che oggi ritorna in auge grazie alla, a questo farmaco che ha permesso di studiarne gli effetti. E, e qui vediamo appunto uh, come eh, la, la concentrazione di, eh, di queste eh, cellule eh, mh, aumenti, il numero di queste cellule natural chile nel, nel sangue periferico aumenti proporzionalmente con le dosi eh, di, eh, di daclidumab. Ma eh, diciamo così l'attore, come dicevo prima, eh, che più recentemente nel sistema immunitario che più recentemente ha destato l'attenzione degli immunologi clinici che si occupano di sclerosi multipla è senz'altro la linea eh, eh, bicellulare. La bicellulare che ha una sua importanza in tutte le patologie autoimmuni come eh, eh, qui vedete perché ne esistono di alcune che sono eh, ovviamente eh, particolarmente eh, 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 caratterizzate dalla presenza di autoanticorpi come la mia, mia stenia grave, per citare un'altra un malattia eh, neurologica no? o altre che sono Uh, causate dalla uh, formazione di immunocomplessi tra immunoglobuline e, e il loro uh, antigene. Nella sclerosi multipla noi sappiamo che la linea, le, le cellule B hanno una loro uh, importanza, comunque non ci si aspettava che il, il blocco funzionale di questa linea cellulare potesse dare delle risposte terapeutiche così uh, consistenti. Sembra che nella sclerosi multipla il ruolo principale non sia tanto quello della produzione di anticorpi. Presente, pur presente, ma quello della la funzione di presentazione dell'antigene, che è una funzione, mh, diciamo così, poco conosciuta delle cellule B, perché normalmente come cellule eh, presentanti l'antigene di tipo professionale eh, si considerano le cellule dendrite, i macrofagi, i monociti e non tanto le cellule B, che invece svolgono fisiologicamente eh, molto bene questo processo. Ed è proprio dal gruppo di eh, Genova, mi spiace che non ci sia Antonio ancora presente, che sono venuti i primi studi che hanno indicato l'importanza della linea bicellulare nella sclerosi multipla. Vedete come i bilinfociti dalla periferia sono in grado di eh, transmigrare nel liquido cerebrospinale e, e entrare nel sistema nervoso centrale. La cosa eh, molto importante è che si ipotizzava qualche anno fa che potessero creare dei foci ectopici. Eh, All'interno del sistema nervoso centrale di tipo linfoide. Sapete che il sistema nervoso centrale non ha un sistema eh, linfatico, quindi li, ipotizzare eh, un sistema dei, foci, eh, eh, dei nuclei ectopici linfoido simili con cellule B, cellule T come dei veri e propri linfonodi all'interno all del, del cervello del sistema nervoso centrale, pochi anni fa era considerata un'eresia. Invece vedremo che grazie anche alla ricerca italiana si è avuta eh, conferma di questo dato. Ebbene le cellule B possono poi ricircolare una volta che si sono eh, eh, espanse ed ipermutate, eh, e eh, rientrare nel, sistema, nel, nel, nel liquido cerebrospinale, dove sappiamo producono immunoglobuline. Oligo, di tipo oligoclonale e di cui possono ancora ritornare all'interno del sistema nervoso centrale e vi dicevo oggi è stato dimostrato e grazie al lavoro del gruppo um, romano della professoressa Aloisi che lavora nel, eh, nel CNR eh, dimostrato la presenza di foci eh, ectopici eh, linfoidi caratterizzati soprattutto dalla presenza di cellule B CD20+, a livello sotto ependimale e quindi si è eh, definitivamente confermato che eh, eh, all'interno, perlomeno nella sclerosi multipla cronico-progressiva, a livello sottopiale è possibile trovare dei foci ectopici eh, linfoidosimili caratterizzati da, eh, da cellule eh, B e non da plasmacellule. Per cui era naturale cercare di eh, interrompere questo processo bloccando l'attività di queste cellule. Ecco, il modo migliore è utilizzare un anticorpo, l'anticorpo eh, eh, anti-CD20, eh, nella sua forma chimerica o nella sua forma umanizzata che è l'ocrelizumab, che agisce sulla forma, come vedete, di eh, cellule eh, B m, m, mature, ma non ancora trasformate in plasmacellule, quindi agiscono soprattutto sulle. Eh, eh, sugli effetti cellulomediati, e quindi in particolare di presentazione eh, dell'antigene, sulla loro capacità di presentazione dell'antigene delle cellule abbinature, e non sulla loro capacità di produrre anticorpi, che è un effetto eh, trascurabile. Vedete, trascurabile la modificazione della eh, concentrazione di immunoglobuline G nel liquido cerebrospinale nei pazienti prima e dopo il, il trattamento con rituximab, mentre invece. Il numero di cellule ritrovate, cellule B, nel, nel, nel liquido cerebro, cerebrospinale è drammaticamente crollato dopo eh, sole 24 eh, settimane eh, di eh, trattamento. E parlando di eh, cellule B, anche qui è, è stato naturale pensare anche a eh, bloccare, a interferire sulla loro attivazione. E, e sulla loro attività non soltanto agendo sui loro recettori fondamentali CD19 e CD20 ma anche su altre eh, molecole eh, accessorie come per esempio il recettore TACI e il recettore eh, BAF sulla loro superficie che sono attivati da molecole ligandi eh, solubili eh, nel circolo. Una di queste molecole è la, è la molecola eh, April. Questa, eh, eh, è stato, eh, questo legame eh, tra ligando e recettore Recettore Taci eh, specifico, è stato oggetto di studio e di ingegnerizzazione di una molecola composta da un frammento eh, eh, FC delle immunoglobuline, appunto il recettore Taci. Si è così creata questa molecola di fusione che si pensava potesse essere efficace nel trattamento della malattia. Purtroppo questa molecola agisce non sulla fase di eh, cellule B immature. Uh, ma uh, agisce già a livello di trasformazione in plasmacellule e quindi, soprattutto, ha un effetto non di tipo uh, uh, citostatico, ma un effetto uh, sì citostatico, ma sulle plasmacellule. Quindi, soprattutto, agisce sulla produzione di anticorpi. Ed è stato probabilmente uh, il, uh, la ragione del fallimento del, del, del trial di fase 2, che è stato presentato un, uh, un mese fa uh, in, un, in un convegno e che ci ha illuminato sul. Uh, uh, sul ruolo delle cellule B nella sclerosi multipla che sono importanti probabilmente come vi dicevo prima nel loro, uh, nel loro compito di cellule rappresentanti dell'antigene non tanto come produttori di anticorpi e infatti la produzione di, pur essendoci una produzione di tipo oligoclonale uh, um, compartimentalizzata nel sistema nervoso uh, centrale e per finire uh, uh, come vi dicevo uh, il uh, tentativo il la via più ambiziosa di curare questa malattia, cercando di, di promuovere la riparazione, addirittura la rigenerazione. Promuovere il la riparazione, quindi la rimielinizzazione, può significare promuovere la produzione di fattori di crescita. Alcune delle molecole che abbiamo visto sono in grado di far produrre, come per esempio il glatiramera acetato, induce la sintesi eh, di nerve growth factor. E così l'insulin uh, growth factor è aumentato per azione di alcuni anticorpi uh, uh, monoclonali. Eh, bene, questi fattori di crescita uh, uh, sono però uh, difficilmente uh, uh, inducibili nel sistema nervoso centrale, dovrebbero essere iniettati direttamente, cosa che è estremamente uh, difficoltosa. Eh, si è pensato allora uh, di percorrere la strada alternativa, uh, quello di eh, blocco dei segnali inibitori della riminininizzazione. Ora, nel processo di crescita e di sviluppo <coughs> di un progenitore neurale che può diventare un precursore degli oligodendrociti, esprimendo sulla sua superficie eh, eh, l'antigene oligo più Oligodendrocita, scusate, e può diventare poi trasformarsi e, e maturare in un oligodendrocita eh, maturo quando eh, esprime gli antigeni della proteina basica della melina. In questo, pro, questo processo di maturazione è, è quindi fisiologico, perché esistono nel sistema nervoso centrale tutti in, fisiologicamente dei precursori degli oligodendrociti maturi, il problema è come poterli eh, potenziare e co soprattutto come poterli fare arrivare specificamente là dove servono, cioè all'interno delle lesioni demilinizzate. Si è pensato di eh, eh, percorrere la strada del blocco dei fattori inibitori, perché esistono dei fattori inibitori di questa crescita, altrimenti si avrebbe uno sviluppo anche in senso eh, degenerativo tipo tumorale, se fosse libera questa maturazione. Ecco, le molecole mh, mh, interessate sono uh, la NOGO-A, il LINGO-1, la Notch-Jagged e la eh, molecola di adesione eh, NCAM, che è specifica del sistema nervoso eh, centrale, e definita PSA-NCAM. Ebbene, esiste uno studio di fase 1 eh, in, in corso con un anticorpo monoclonale anti-Lingo eh, One che per ora ha dato effetti perlomeno a livello di sicurezza apparentemente eh, accettabili. E, ehm, abbiamo, abbiamo percorso in questa prima eh, presentazione eh, una, tutti, eh, diciamo così, preso in, in, in rivista tutte le eh, attuali disponibili eh, terapie per la sclerosi multipla, dalle forme, quelli attualmente disponibili, che hanno un effetto, come abbiamo detto, più a specifico, più vasto, come vedete sulle diverse linee cellulari, a quelli che via via hanno perfezionato una alta eh, selettività per le diverse eh, cellule. Eh, ehm, tutto questo va evidentemente mh, eh, rivisto e eh, si ha il rischio in questa pletora eh, di dati e di molecole di arrivare ad un uh, uh, processo in cui la serendipità uh, uh, può giocare uh, brutti scherzi e quindi trovare casualità nei riscontri. E io credo che nel prossimo futuro l'approfondimento delle conoscenze sui, sui fini meccanismi immunologici e immunomediati di queste molecole ci porterà sicuramente a dei risultati significativi e dei risultati molto importanti li abbiamo già ottenuti e sono stati recentemente pubblicati e saranno poi oggetto della prossima presentazione. Grazie Mauro, mi sembra di capire che quindi che tu preferisci dividere in due parti e loro certo, se volete prego. fare del, delle domande riguardo a questa prima parte e poi continuiamo. Prego, posso fare una, una domanda proprio di carattere generale? Ma gli effetti collaterali di queste terapie? Eh, beh, eh, certo, eh, li vedremo, saranno oggetto della ah, seconda okay. parte. Eh, sicuramente uno, uno, dei uno dei problemi è proprio questo con l'aumento della specificità e anche come abbiamo visto con la, le in, alcune inaspettate eh, inaspettati risultati, inaspettate funzioni. Eh, ci siamo trovati anche eh, davanti a effetti eh, collaterali non indifferenti, malattie opportunistiche eh, come la PML eh, per esempio che però eh, sono per ora limitate, è chiaro che è soltanto la sorveglianza a lungo termine potrà darci dei risultati definitivi però per quanto riguarda per esempio il natalizumab, giusto per considerare il farmaco oggi disponibile per la sclerosi multipla tra gli anticorpi eh, monoclonali eh, l'evento della PML è, stata, eh, è stato drasticamente ridotto con la possibilità ora che abbiamo di eh, selezionare i pazienti, escludendo coloro che sono portatori del JC virus. Eh, non sottoponendo qui dal trattamento, ed escludendo totalmente, lo vedremo in una tabella, escludendo totalmente coloro che hanno fatto trattamenti immunosoppressivi precedentemente, perché è l'abbinamento di, ovviamente, presenza eh, e latenza del JC eh, virus, che è condizio sine qua non per avere la malattia, ma soprattutto la precedente immunosoppressione e la durata del trattamento, sono i tre elementi che aumentano, insieme aumentano il rischio. Se noi li eh, evitiamo... Arriviamo e scendiamo una frequenza della malattia che della, della, di questa complicazione che è circa 1 ogni 10.000 malati. Ho in realtà due domande e le darò in inglese. Ho cercato di tradurle in italiano, it ma potrebbe. Till tomorrow. <laughs> yes, okay. um, one thing that really is difficult for me, uh, even th though I devoted my own life to neuroimmunology, is the complexity of the pathobiology of MS. And what you outlined more than any other lecture I've, I've seen in so many years is you put it all together. Uh, both the, humor, the humoral response, the innate response, the adaptive response, even the whole cascade of antigen presentation, um, and it's very difficult. I, I think if I'm, a, I'm a student, but I am a student. We're all students. Is how do you think if you had to put this all together and develop a magic, a magic drug, or a magic, uh, a focused magic uh, in this complex immune response? Uh, induced by multiple antigens, by multiple arms of the immune system. from what you know as a, as a neurologist, a practicing physician, where would you go and why? i did, indeed i have no. Good? My italian was pretty good, right? yes, very good. <laughs> very good. <laughs> very good italian. Um, i have no answer, of course, uh, because you are right. The, the, the pathophysiology of multiple sclerosis is quite <laughs> complex. it is a, 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 real f a matter of fact that both uh, humoral response is uh, partially involved. in fact, anti-cd20 antibody works. Uh, i'll show you after that they work. and the, uh, uh, the, the, the adaptive response uh, truly, is effective, uh, uh, anti-CD25, it works. And the problem is uh, that uh, also uh, native uh, immunity uh, also is involved, not yet uh, uh, involved in, in, uh, in clinical trials in multiple sclerosis, but we, we, we are sure of the fact that by the fact that uh, uh, activated microglia is diffusely present uh, in uh, the normal brain, not, Within the uh, brain lesion. So it's a puzzle. How to put uh, this uh, all together again uh, is, uh, is difficult, also, also, also for me. I just uh, have the, the answer of the efficacy, uh, partial efficacy of some of these uh, uh, treatments. But we are sure that they work, because uh, um, especially if we look at uh, the neuroimaging, if we look at uh, uh, MRI results, uh, some of these drugs have a uh, give a complete uh, resolution of the inflammatory process. You find no more uh, lesions and no more inflammatory uh, sign, no more uh, disruption of the bl blood-brain uh, barrier as we, when we look at the MRI. Even for years after uh, starting a treatment. This is a matter of fact. Uh, how does it work? How does it work for me? I don't know. I don't know. Alter domande or visto? E ha parlato dell'effetto del dell fingoli del mod come rinforzante della barriera ematoencefalica. C'è un tipo cellulare eh, relativamente, non so, astrociti, periciti, su cui cioè, si esercita questo effetto? Si pensa sia un effetto di rafforzamento eh, delle del legame eh, tra endotelio eh, rafforzando il legame di molecole di adesione delle tight junction. Domande? Speravo di potermi riposare <ride> per un periodo più lungo. Anyway, okay. eh, se troviamo... Come uscire? Ecco. Aiutami. Chiudo. Mm. Chiudi e apri. Dovresti andare su qui. Credo sia questa. Sì, va su lì. Poi facciamo F5. Io faccio l'F5 di solito. Ah, 5. Sì, più F5. <ride> Funziona così. Ma, eh, torniamo un attimo alla, a, questa, a questa diapositiva che eh, riportava l'affollamento del delle nuove eh, molecole eh, proposte e che eh, si presume entreranno in, nel, prossimamente in commercio e cercheremo di prenderle in, in considerazione a partire dal fingolimot come dicevo prima che è stato eh, che si spera sia recentemente eh, prossimamente eh, approvato, registrato anche in Italia. I risultati vedete, sono abbastanza recenti, sono del 2010, due studi, il primo qui non si vede, è il gruppo del eh, placebo che ha dimostrato la riduzio una riduzione come vedete in due dosi eh, differenti, una riduzione intorno al 60% del parametro più importante per noi clinici che è la, eh, il relapse rate annualizzato, eh, il numero di ricadute annuali rapportato al periodo di osservazione che in genere in tutti questi studi clinici di fase 3 che io vi illustrerò è un'osservazione eh, di intorno ai due anni, in alcuni casi poi ci sono ovviamente i periodi di eh, prolungamento di osservazione. E questo è il risultato più, più eh, significativo eh, che sia stato finora eh, ottenuto eh, nella terapia della sclerosi multipla la riduzione del 60% delle eh, ricadute e lo vediamo eh, in queste eh, curve di Kaplan-Meyer vediamo come si differenzia dal placebo, come si stacchino nel percorrere del, del tempo eh, eh, i, i pazienti trattati con eh, le, due, eh, le due dosi e così come si allontana rispetto al placebo eh, la progressione della malattia che noi misuriamo con una scala di disabilità, eh, le DSS che è una scala commisurata su 10 eh, punti da 0. 0 a 10, è che è lo strumento che ci dà eh, la misura di quella progressione eh, cronica, eh, eh, espressione della neurodegenerazione che come vi ho detto nella sclerosi multipla è un evento molto, eh, molto precoce e su cui ci stiamo eh, eh, giocando il, il futuro delle prossime eh, terapie. Al un altro studio eh, si era confrontato Dunque, no, ah, questo è il risultato di un altro studio, sì, ma io volevo mostrarvi il dato, sì, ehm, il dato eh, relativo al, invece al Mod. Um, il Fingoli Fingolimod, come dicevo, sta per essere eh, registrato, primo farmaco orale per il trattamento eh, della sclerosi. Sto andando indietro, chiedo scusa. Scusate, allora, il Freedom, l'Annual Relapse Ray, eravamo qui. Ecco, e l'altro risultato, eh, sempre eh, per quanto riguarda appunto il Fingolimod, l'altro risultato è di questo studio che ha messo a confronto le due dosi eh, di, di Fingolimod con eh, un gruppo comparativo, eh, chiamiamolo il gold standard attuale della terapia per la sclerosi multipla che è l'interferone beta. Qui abbiamo visto come eh, il Fingolimod è in grado di ridurre del 52% l'annualized relapse rate, quindi un effetto molto simile a quello che si aveva eh, rispetto o poco meno rispetto al confronto con, con il placebo da parte del farmaco. Anche nelle dosi eh, più basse vedete la riduzione del 38% rispetto all'interferone eh, beta. Eh, questo lo si vede anche nel numero di pazienti che sono liberi da ricadute. E Lo si vede anche nella fase di osservazione tardiva del, dello studio quando tutti i pazienti già trattati con interferone beta sono stati switchati, eh, portati al trattamento con, eh, con, con fingolimod. Quindi pazienti che non sono stati dall'inizio trattati con fingolimod ma in un tempo successivo dopo i primi due anni di trattamento con interferone. Anche in questo caso la riduzione relativa pare addirittura del, 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 numero delle, delle, del volume delle lesioni. Come vedete, pari al 67%. Sono valori molto alti che non devono essere confusi con, quelli, con i valori clinici perché tutte le terapie per la sclerosi multipla dimostrano a livello di risonanza magnetica un'efficacia degli effetti nettamente superiori rispetto ai risultati eh, clinici. Ma quello che ci ha colpito molto era è stato l'effetto eh, sull'atrofia eh, cerebrale. Ora vedete in un'osservazione di due anni qual è il processo di perdita neuronale che ahimè tutti noi abbiamo inesorabilmente e che eh, eh, si traduce eh, circa nel, nello sviluppo di, eh, di un'atrofia che è pari allo 0,1-04% del volume eh, cerebrale in un anno. Noi perdiamo in un anno dallo 0,1 allo 04% eh, eh, del volume cerebrale e eh, questo processo inesorabile, che è inesorabile ovviamente anche nei soggetti, eh, 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 sottoposti a placebo, molto più alto evidente, evidentemente nella sclerosi multipla, vedete come è quasi normalizzato nei soggetti trattati con il fingolimod. Quindi l'effetto neuroprotettivo è dimostrato dagli studi di risonanza magnetica e con le, nelle misure di eh, atrofia cerebrale che sono eh, processi eh, post-processazione da, dei dati delle neuroimmagini. E lo vediamo anche in questa, in questa diapositiva dove la riduzione dell'atrofia è espressa appunto, in una uh, riduzione della, in, in, in percentuale rispetto ai soggetti trattati con interferone eh, beta, dove si ha appunto anche qui ancora un guadagno eh, significativo. La teriflunomide era quel farmaco, come dicevo, mh, eh, con effetto immunosoppressivo eh, eh, molto, eh, molto vasto, molto generico. Sono stati pubblicati proprio a settembre i risultati dello studio di fase 3 randomizzato nel disegno classico controllato contro il doppio placebo, eh, durata di due anni. Questo, come vi ho detto, sono dati eh, ricorrenti in tutti gli studi che vi presenterò e quindi non li ripeterò, con controlli seriati di risonanze magnetiche e, come è un po' in primario, il tasso di ricadute annuo. In genere gli poi secondari sono i risultati della risonanza magnetica come riduzione del carico lesionale o dell'atrofia in alcuni casi, nei più moderni, e soprattutto una, eh, secondario la progressione della disabilità. Ecco, vediamo come. Il, ehm, la, la, la teriflunomide sia in grado di ridurre eh, presso, mh, circa del 31% la media tra queste due eh, diverse dosi che hanno risultati, dato risultati eh, praticamente identici riduzione del 31% rispetto al placebo del numero delle ricadute della frequenza delle ricadute è un eh, ordine di grandezza che è sostanzialmente identica a quello che ci fornisce eh, che ci ha fornito finora eh, l'interferone beta che è considerato il gold standard per la terapia e, eh, il vantaggio però sostanziale è che questo farmaco è un farmaco per che ha una somministrazione orale, si, eh, eh, viene eh, somministrato eh, con due mh, compresse eh, quotidiane. Vediamo anche anche sulla eh, disabilità la differenziazione dei pazienti trattati rispetto al placebo è altamente eh, significativa, così come è significativa anche la, eh, la riduzione del volume delle lesioni misurate alla risonanza eh, magnetica mm, o il numero di eh, lesioni attive alla risonanza magnetica che sono l'indice del eh, mantenimento del processo eh, infiammatorio attivo nel sistema nervoso centrale. Questo, lo ecco, il fa questo farmaco ha dimostrato una uh, tollerabilità uh, estrema, sostanzialmente il numero di eventi avversi non è risultato differente rispetto al placebo. Uh, gli eventi avversi principali sono stati di tipo gastrointestinale o cefalea o simili, uh, uh, senza incremento delle infezioni, uh, senza uh, incremento della fatica, dei disturbi gastrointestinali, eccetera. E quindi ha dimostrato un'ottima uh, tollerabilità. Uh, per quanto riguarda, riguarda perlomeno questo, questo farmaco. E lo stesso si può dire del dimetil uh, fumarato. Uh, il disegno uh, dello studio di fase 3 è questo: uh, anche questo farmaco ha dimostrato una potente azione di riduzione del uh, relapse rate annuo, come vedete, del 53% uh, percento, uh, nella uh, dose. Ehm, somministrata due volte al giorno, del 48%, nella dose somministrata, eh, stessa dose somministrata tre volte al giorno. Paradossalmente è minore l'effetto della, della dose più alta, ma la differenza tra le due non è significativa, mentre invece è, è molto significativa questa riduzione del 52% rispetto al placebo. Quindi un effetto uh, potenziale sull'infiammazione molto più alto rispetto all'interferone e vicino a quello del, uh, del natalizumab, l'anticorpo monoclonale che oggi uh, abbiamo uh, in uso. Il, la, la, qui è illustrata la proporzione di eh, soggetti che hanno confermato una disabilità, una progressione della disabilità nell'osservazione cronica e vedete che rispetto al placebo il, il gruppo dei trattati con entrambi le dosi che sono sovrapponibili si distacca nettamente con una riduzione del, eh, oltre il 30%, tra il 30 e il 40% del tasso di eh, progressione lo stesso per quanto riguarda le lesioni attive direi di non entrare nei dettagli e anche per questo farmaco con gli effetti collaterali sì più alti nel, eh, nel gruppo trattato con la, la molecola attiva, col fumarato, eh, ma sono effetti di flushing eh, al volto eh, assolutamente accettabili e sul sistema gastrointestinale con semplicemente eh, nausea leggermente più frequenti rispetto, in percentuale rispetto al placebo, ma direi effetti assolutamente trascurabili rispetto all'efficacia del farmaco altrettanto ben tollerato il laquinimod, che è stato studiato con un disegno di studio piuttosto uh, strano e direi anche discutibile perché lo studio Core ha messo a confronto due tra di loro eh, mh, due dosi di, eh, di, eh, di laquinimod eh, orale verso il placebo e ha utilizzato poi una volta individuata eh, la dose, la dose eh, ideale di 0,6 mg a, al giorno, l'ha confrontato con il placebo ma anche eh, il placebo con l'interferone beta 1A. Non c'è in questo studio un confronto diretto tra il farmaco attivo e la, il, 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 il paragone eh, con l'interferone eh, beta 1A perché l'interferone beta 1A è stato confrontato a sua volta con il placebo. Quindi capite che estremo, eh, estremamente discutibile questo uh, uh, questo disegno e, e infatti i risultati eh, li si vedono il farmaco è sì attivo perché riduce del 21% un risultato piuttosto modesto, riduce del 21% la uh, frequenza annualizzata delle ricadute dopo due anni di ehm, uh, osservazione, ma uh, rispetto appunto al placebo, ma come vedete lo stesso effetto, anzi un pochino migliore, perché statisticamente più significativo, è stato tenuto dall'interferone eh, Beta. E quindi ehm, apparentemente questo farmaco uh, sembrava potesse, non, non avesse un in interesse. Eh, Reale. In realtà anche guardando la progressione della, della malattia sulla scala IDSS, i risultati erano gli stessi, non risultava migliore rispetto all'interferone beta. La sorpresa è venuta dagli studi di risonanza magnetica sulla atrofia cerebrale, dove invece il farmaco ha dimostrato un effetto neuroprotettivo importante, eh, con un miglioramento del, sulla, sulla progressione dell'atrofia del 27% rispetto al placebo, mentre invece l'interferone non solo non aveva nessun effetto, ma peggio, eh, sembrava che i pazienti peggiorassero e si deteriorassero più rapidamente in atrofia cerebrale rispetto al placebo. Questo è il primo esempio in cui si è osservata nella sclerosi, eh, sclerosi multipla. Una, una, uno, uno splitting, una differenziazione tra gli effetti antinfiammatori e gli effetti eh, eh, antidegenerativi. Solitamente eravamo abituati a pensare che la neurodegenerazione fosse un effetto inesorabilmente associato ai processi infiammatori. In questo caso abbiamo una dimostrazione dell'opposto, che probabilmente eh, i, alcuni studi eh, Uh, immunistologici uh, ce l'avevano già prefigurato, uh, la uh, neurodegenerazione procede indipendentemente dal processo infiammatorio e questo farmaco ce l'ha dimostrato. Sua questa sua efficacia precipua sulla uh, neurodegenerazione ne fa un farmaco probabilmente uh, candidato alla terapia additiva ad altri eh, farmaci eh, più potenti dal punto di vista sul, sul processo eh, infiammatorio. Gli effetti collaterali, come vi dicevo, non stiamo a ripercorrere, sono assolutamente inesistenti. Noi abbiamo eh, studiato in, in due diversi trial eh, pazienti trattati con questo farmaco e assolutamente non abbiamo visto mai eh, disturbi. Eh, eh, importanti. Eh, Cosa diversa invece per quanto riguarda la lentuzumab, i dati sono stati, eh, dello studio di fase 3 eh, sono stati presentati, come vedete, eh, un mese fa ehm, a, eh, al, al, al congresso del europeo per il trattamento della uh, sclerosi multipla che si è tenuto ad Amsterdam e i risultati sono invece eclatanti. Sulla riduzione del numero, vedete la percentuale di pazienti senza ricadute, eh? questo è il parametro eh, endpoint eh, primario, prevede, eh, comporta una riduzione del 55% del rischio di avere ricadute, scusate, della, della, del 78% nei pazienti trattati rispetto all'interferone all eh, eh, beta che presentava invece una percentuale soltanto del 59%. Quindi una differenza eh, significativa, una diminuzione del rischio eh, di, eh, di evoluzione la riduzione della malattia è del 55%, ma rispetto all'interferone, non rispetto al placebo, e questo è il dato eh, eclatante. Eh, vedete qui il relapse rate, anch'esso è ridotto appunto del 55% rispetto all'interferone eh, beta. Nello stesso studio sono state studiate, eh, eh, è stato studiato l'effetto eh, sulla risonanza magnetica e qui vedete l'abbattimento eh, drastico già nel primo anno eh, di, di, eh, di trattamento, è confermato sostanzialmente anche dopo due anni di trattamento, l'abbattimento drastico della percentuale eh, di pazienti eh, liberi da eh, ricadute. Rispetto al placebo la caduta è evidente e estremamente eh, significativa. Eh, il problema è quello degli effetti collaterali per rispondere alla eh, domanda della collega perché sicuramente il, 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 il farmaco comporta un aumentato rischio di eventi avversi significativamente superiore e direi anche importanti perché ci sono stati effetti protrombotici, ci sono stati effetti di attivazione della, di autoimmunità soprattutto a livello tiroideo ma anche a livello di altri organi che comportano ovviamente una prudenza e richiedono ulteriori studi di follow-up, soprattutto di questi pazienti eh, inizialmente trattati. Allo stesso congresso sono stati presentati i risultati di uno studio di fase 2 eh, con il daclizuma, dellanti eh, 25 in uno schema eh, consueto, durata di trattamento però limitata a 48 settimane, e somministrate due dosi. Uh, Luna il doppio dell'altro, come, come, come vedete, il uh, risultato sul relapse rate, anche qui rispetto al placebo, è stato uh, abbastanza drammatico. Riduzione del 50%, 54% nella uh, dose minore, del 50% nella dose maggiore, siamo vicini ai livelli sostanzialmente identici ai livelli ottenuti, ottenibili oggi con la Lentuzumab. Uh, e quindi un'efficacia antinfiammatoria uh, significativa e anche sulla, uh Uh, vedete qui eh, nella curva di Kaplan-Meier visualizzata la proporzione di pazienti liberi da ricadute e la differenziazione dei trattati è significativamente eh, molto significativa eh, rispetto al placebo, una, uh, una, della, una riduzione del rischio di evoluzione clinica, di progressione indipendentemente dalle cadute del 55%. Eh, la risonanza magnetica allo stesso modo ha dato uh, risultati uh, piuttosto uh, Eclatanti, vedete il, il numero medio di lesioni attive con, che captano Gadolinio eh, eh, era di 4,8 nel, nel gruppo placebo e cade a 1,1,5 soltanto, eh, quindi eh, 5 volte eh, meno nei soggetti eh, trattati. Eventi avversi, mh, un incremento del numero di infezioni, di infezioni serie. Uno di questi pazienti ha avuto un accesso. Uh, uh, sottofasciale del muscolo PSOS ed è, um, ha avuto poi una, uh, un sostanzialmente una fascite ed è deceduto per questo uh, la correlazione con il farmaco non è stata uh, dimostrata ma è evidente che questo costituisce una, una, un fattore di attenzione uh, molto importante nel, proced nel procedere le, pro le future sperimentazioni uh, di fase 3, mentre invece gli, gli, gli effetti sulla, eh, di, di epatotossicità o di altri eventi eh, indesiderati era abbastanza eh, accettabile. Eh, risultati, oserei dire, eh, drammatici e eh, quelli ottenuti invece con eh, l'anticorpo, eh, con il rituximab, l'anticidiventi eh, chimerico, l'ocrelizumab anti-CD eh, umanizzato sul numero di lesioni che vedete praticamente azzerate con il rituximab, la comparsa di nuove lesioni, eh, quindi qui sono comprese anche eh, l'espansione di vecchie lesioni, qui considerate solo la comparsa di nuove lesioni, vedete totalmente azzerate eh, dal farmaco e eh, una riduzione a 24 eh, settimane anche della, eh, delle, eh, del numero di pazienti. Con eh, relapse cliniche che scende da 34 eh, a 14 pazienti nel gruppo eh, trattato. Eh, i, I dati dell'Oclelismab fase eh, 2 sono anche stati presentati eh, un, mese, un mese fa, quindi sono freschissimi e ve li riporto. Vedete che per quanto riguarda il relapse rate, dopo sole 24 settimane di trattamento la uh, caduta è tra l'80 e il 70% per le due dosi rispetto al placebo, vedete dimezza un, un dimezzamento rispetto al comparatore uh, standard che è l'interferone beta 1A in questo caso e addirittura per quanto riguarda le lesioni uh, alla risonanza magnetica attive, quindi che captano Gadolinio, la caduta è drammatica ed è un azzeramento totale dell'infiammazione dimostrabile alla risonanza magnetica. Uh, finisco mettendo, cercando di mettere in, com in, in, com in comparazione eh, tutti questi farmaci, a partire da quelli oggi eh, a nostra disposizione. E mentre vedete l'interferone beta e il gratirame eracetato comportano una riduzione del relapse rate eh, annualizzato rispetto al placebo questi sono i dati degli studi di fase 3 registrativi, una riduzione dicevo, del 30% circa i migliori risultati finora ottenuti con farmaci registrati sono quelli del natalitico che invece comporta una uh, riduzione del 68% quindi eh, uh, un raddoppiamento dell'efficacia uh, dell e della potenza dei farmaci immunomodulatori uh, classici. Se invece prendiamo in considerazione tutti gli altri farmaci che vi ho uh, uh, proposto questa sera, vedete che si delinea un panorama eh, piuttosto interessante dove eh, sostanzialmente vediamo tre gruppi eh, di eh, agenti. Eh, eh, quelli classici, interferone beta e glatira che si assestano su una potenza, parlo sempre di riduzione del relapse rate, intorno al 30%. I nuovi farmaci eh, orali, immunomodulanti sostanzialmente eh, eh, o blandi immunosoppressori come la teriflunomia, eh, hanno una potenza mh, mh, simile mentre invece fingolimod e, e fumarato si attestano su una, mh, su una capacità di ridurre le, le ricadute cliniche del 50% eh, cento, che è lo stesso che oggi abbiamo con il eh, con il Natalizuma vicino a quello del Natalizumab eh, l'anti-LF4 che oggi abbiamo a disposizione e, e, mentre invece i nuovi eh, farmaci eh, Ehm, anticorpi eh, monoclonali in fase di eh, studio come vedete aumentano notevolmente eh, la, mh, la loro la, la potenza la capacità di ridurre il numero delle ricadute intorno all'80% per l'ocrelizumab e eh, del 55% per quanto riguarda la lentuzumab fattore mh, elemento e valore da mettere però in confronto non con il placebo come con tutti questi altri farmaci ma con l'interferone beta perché in realtà contro il placebo l'alentuzumab ha una potenza che è vicino a quella del, al 90-100%. Eh, eh, quindi anche qui a fronte, mh, riprendo il discorso già anticipato, a fronte della, della progressiva selettività, dell'azione di questi farmaci abbiamo però dei profili di sicurezza che ancora ci destano qualche preoccupazione. Ho cercato di, eh, eh, di porli su questa ideale eh, linea di confronto tra eh, rischi e benefici eh, non me vogliate ma la collocazione è piuttosto soggettiva ma sicuramente eh, la quinimod teriflunomide e, e fumarato si attestano per tollerabilità come vi ho mostrato dagli studi di fase 3 ad un livello molto vicino a quello degli interferoni, anzi con, con meno effetti eh, indesiderati, perché non, la somministrazione orale non comporta tutti quegli effetti di attivazione citochinica che, hanno, che ha per esempio eh, l'interferone. Sicuramente il natalizzo che oggi abbiamo a disposizione comporta un rischio in particolare di PML che è eh, mh, mh, non dico preoccupante, ma oggi desta eh, attenzione e comporta da parte del medico un una stretta selezione dei pazienti, e questo è l'elemento nuovo che si delinea. Il fingolimod, eh, per effetti collaterali, sicuramente eh, si interpone. Eh, tra il natalizumab e gli altri farmaci perché comporta sicuramente un aumento del numero di infezioni anche banali, eh, riniti eh, rinofaringiti, herpes ricordiamo che c'è stato anche un caso nello studio di fase 2 un caso di encefalite erpetica due casi di encefalite eh, erpetica che sono stati eh, mortali uno anche in Italia, si trattava di soggetti particolari, non immunocompetenti per, il, per la varicella che si sono esposti in una situazione eh, di alta esposizione, alto tasso antigenico, una era una maestra d'asilo eh, di Firenze che pur sapendo di non aver fatto la varicella ha voluto ugualmente andare al lavoro, eh, si è presa la varicella e la varicella è diventata un'encefalite, ma questo è un evento eh, che direi purtroppo um, ancora comune nella pratica clinica. Però è, è, è ovvio che il fatto che fosse in trattamento... si collocano su una, uh, ad un'altezza di rischio nettamente maggiore, pur essendo alti i benefici e al, al massimo livello troviamo le procedure di trapianto che per il rischio che hanno anche di mortalità del 1%, come vi dicevo, sicuramente sono sia le più efficaci ma anche le più uh, rischiose. Uh, uh, quello che volevo mostrare con questa diapositiva sono anche uh, rischi uh, secondari e indotti dal farmaco. Per esempio, per quanto riguarda il natalizum, il problema che noi dobbiamo fronteggiare a fronte di una, come vedete, caduta drastica. Questi sono i risultati dei colleghi della neurologi della sapienza, per l'appunto. il uh, dottoressa Borriello um, eh, ci dimostra che eh, dopo, eh, con il trattamento si ottiene, come per i dati che abbiamo dalla letteratura, una drastica riduzione del numero eh, delle eh, nuove lesioni eh, captanti nel sistema nervoso centrale eh, riscontrate la risonanza magnetica ma guardate cosa succede quando la terapia viene sospesa, Ed era il caso di pazienti che erano portatori del virus eh, eh, JC eh, e che quindi dopo 24 mesi sono, eh, hanno visto interrompere il loro trattamento a scopo prudenziale per evitare la complicazione della PML ma si è avuto sostanzialmente un rebound perlomeno a livello di risonanza magnetica e questo è un dato confermato da tutti eh, eh, i, eh, I centri clinici, anche il nostro, che alla sospensione del farmaco si ha una. Uh, uh, come una ricolonizzazione del sistema nervoso centrale da parte dei linfociti che sono stati tenuti sequestrati all'interno del sistema immunitario periferico e quando hanno via libera ricolonizzano e danno quasi appunto una sindrome da immunoricostituzione del sistema nervoso centrale nel tentativo di ripristinare l'immunosorveglianza ma provocando processo, un processo infiammatorio che alla risonanza vi assicuro è abbastanza drammatico. Quindi dobbiamo fronteggiare questi nuovi, questi nuovi rischi con un'attenta uh, selezione dei pazienti. Oggi abbiamo a disposizione uh, un test che ci permette di riconoscere i soggetti sieropositivi per il JC virus. Uh, questi soggetti positivi dovrebbero essere esclusi, secondo, uh, perlomeno secondo noi, dal trattamento, perché vedete che la positività e quindi la, la, la sicurezza di avere la presenza, la latenza del virus nel, nel, nel sistema, uh, nei, nei reni sostanzialmente nelle vie urinarie sostanzialmente comporta un aumento eh, di rischio che è un caso eh, su 400 eh, se eh, i pazienti hanno avuto più di 25 mesi di trattamento, addirittura 1 su 128 eh, se i pazienti avevano prima eh, avuto eh, un'immunosoppressione, cioè erano stati sottoposti anche a poche dosi di immunosoppressori importanti come la ciclofosfamide e come il mitoxantrone. Quindi selezionare i pazienti che non hanno mai fatto immunosoppressori e che sono negativi per il GSI virus comporta il rischio di PMI che è quello della popolazione normale, un caso su 10.000, perché il rischio di positivizzazione per soggetti normali, eh, positivizzazione al GSI virus è di 1 eh, eh, um, su 100 all'anno, però ricordiamo che il GSI virus si eh, contrae nella, massima, nella maggior parte dei casi prima dei, eh, dei 20 anni, è chiaro che questo è un rischio che comunque è legato alla, alla, alla fisiologia. Quali effetti collaterali? Eh, effetti collaterali non, non, non indifferenti, vedete abbiamo parlato della PML con questo rischio che ormai si stratifica a secondo delle caratteristiche del paziente, ma con il rituximab e l'ocrelizumab, vedete ci sono stati casi, tre casi di PML non nella sclerosi multipla ma nei trial effettuati sull'artrite reumatoide. Ehm, nel caso dell'ocrelizumab un caso che è deceduto per una infia malattia infiammatoria eh, diffusa. Eh, con il eh, Fingolimod vi ho detto dei due casi di encefalite eh, erpetica, ma ci sono dei dubbi, stiamo facendo una sorveglianza a lungo termine con un progetto eh, eh, dell'ente eh, dell eh, regolatore che ci impone eh, un registro di tutti questi eh, pazienti che verranno sottoposti al trattamento con Fingolimod. Un caso di eh, sindrome di Bad Chiari, nei trattati con la Quinimod eh, e vi dicevo con la Lentuzumab addirittura il 30% di casi di tiroidite autoimmune, non certo severa ma comunque è un'importante modificazione dello stato di salute dei, dei nostri malati. Uh, la porpora trombotica idiopatica è stata la complicazione più uh, importante osservata con la lentuzuma, anche in altre uh, patologie, 3%, non è poco, un caso uh, deceduto, due casi di sindrome di good pastor, malattia autoimmune del uh, renale, uh, due casi di anemia e di uh, neutropenia, anche in un caso uh, uh, grave e con il daclizuma, come vi dicevo, un caso di fascite necrotizzante eh, che desta preoccupazione. Quindi il, il profilo di questi farmaci elevato per quanto riguarda l'efficacia, sicuramente elevato per quanto riguarda il rischio. Finisco considerando che però questa, questa numerosità dei trattamenti a disposizione e questo uh, ampio range di efficacia, di livello di rapporto, e di rapporto tra sicurezza ed efficacia ci mette a disposizione uh, uh, molte armi e uh, molte uh, frecce nella nostra faritra uh, con le quali dobbiamo uh, fare i conti e cominciare a interrogarci su quali sono le strategie più efficaci per curare le malattie. Se continuare con una uh, Filosofia classica di escalating therapy, vale a dire utilizzando prima i farmaci meno eh, lesivi ma meno attivi, e aggiungerei tra questi il fumarato, la telifronomide e la quinimod tra eh, quelli prossimi a venire, riservandoci farmaci molto più eh, potenti come gli anticorpi eh, monoclonali nel caso in cui la malattia progredisse. Quindi aumentando via via. Uh, il, il rischio soltanto nel caso in cui è, è necessario aumentare la potenza o, al contrario, invertire il nostro processo decisionale trattando da subito Uh, i pazienti con i farmaci più efficaci e più potenti, sicuramente gli anticorpi monoclonali, per un tempo limitato per limitare gli effetti collaterali, per poi cercare di stabilizzare o annullare come si ottiene con l'alentuzumab un azzeramento e come si ottiene anche con la, il trapianto di midollo oggettivamente, azzerare il processo infiammatorio per poi stabilizzare, man cercare di mantenere, il, uh, la remissione della malattia con farmaci uh, meno lesivi. La dimostrazione di questo già l'abbiamo perché quando uh, uh, anni fa uh, utilizzavamo il mitoxantrone con questo schema di induzione della terapia i risultati erano eh, proprio eh, incoraggianti. Purtroppo eh, eh, il mitoxantrone si è rivelato essere un farmaco eh, anch'esso eh, eh, non scevolo di effetti collaterali perché il rischio di leucemia mieloide acuta è, è elevato, oltre a dare anche. Eh, eh, diversi, diversi altri problemi cardiotossicità, dose dipendente che si può gestire però insomma il rischio di leucemia ci ha imposto delle eh, limitazioni a questo processo eh, all'impostazione di questo processo nuovo processo eh, decisionale e quindi direi che Mentre qualche anno fa l'orizzonte poteva sembrare ancora scuso nel, nel, nel trattamento di questa malattia, oggi possiamo guardare con maggiore eh, serenità, anche con maggiore chiarezza. Abbiamo ottenuto molte informazioni da questi farmaci anche sulla patogenesi della malattia. Faccio riferimento al ruolo delle cellule natural killer, al ruolo delle cellule dei bilinfociti eh, del tutto inaspettati. E, e, mh, pensiamo ovviamente di mettere a frutto queste conoscenze nel prossimo futuro per ottenere farmaci migliori, più efficaci e sicuramente più sicuri. Grazie.